80 i chilometri da Lima, 4 le ore di camminata. 4.550 i metri sul livello del mare. Questi sono i freddi numeri, ma cerchiamo di dare l'idea anche con qualche immagine. Eccoci qui al punto di partenza, siamo a Chosica, nel confine est della città di Lima. Lima si conosce per essere con vista sull'oceano, ma qui siamo già a 860 metri sul livello del mare. Non chiedermi come arrivare a Chosica, queste sono cose che ormai devi sapere e conoscere. Perché mi trovo a Chosica? Siamo qui perché dovremo prendere un piccolo autobus in direzione San Mateo. Bene, ora siamo già arrivati a San Mateo. Sono circa 2 ore di autobus da Chosica a arrivare qui. Ho già preso posto nell'hotel, sicuramente uno dei 5 migliori alberghi di San Mateo. Non ho badato a spese, addirittura il bagno in camera in questa opportunità. E cosa da non sottovalutare, l'hotel si trova a pochi passi dall'unico semaforo di San Mateo. Eccoci qui nella piazza principale, o almeno fuori dalla chiesa di San Mateo. Siamo già a 3150 metri sul livello del mare. E ora è il momento di fare una prima camminata verso il punto panoramico. E vedrete che in cima ci sarà anche qualcuno ad attenderci. Andiamo!
E come dicevo, arrivando qui in cima non saremmo stati soli, abbiamo compagnia, infatti qui alle mie spalle il Cristo Bianco. Sembra che sia qui che ci dica: ragazzi, guardate dove vi ho portato. Questa non è neve, è una plastica resina che forma il caro Cristo Bianco. Diciamo che i dettagli non sono proprio dei migliori, ma cosa volete fare? Siamo più di 3000 metri di altezza, quasi 3500 gradi in questo punto. Accettiamo così com'è. Ci è voluta un'ora circa per arrivare fino qui, ora scendiamo velocemente in 10 minuti, 15 massimo, e vediamo cos'altro possiamo fare a San Matteo. Bene, vediamo di dare qualche altra informazione aggiuntiva su San Matteo. Questo paese è molto conosciuto perché qui si imbottiglia l'acqua San Matteo che viene direttamente dai ghiacciai. La cosa triste che mi hanno raccontato è che le bottiglie poi non vengono distribuite direttamente qui a San Matteo, ma devono andare fino a Lima, quindi farsi un centinaio di chilometri per poi farne altrettanti per ritornare qui e trovarle nei vari negozi. Ma pensate che una volta passava un camioncino proprio della fabbrica San Matteo distribuendo acqua in bottiglie di vetro. Che poi non venga fuori che in questi video non si scoprono anche tanti dati e informazioni interessantissimi e fondamentali. Altra cosa importante, questo San Matteo si chiama San Matteo de Huanchor, da non confondere con San Matteo de Otao, che sempre si trova all'interno di questa provincia che si chiama Huarochirí. Ma San Matteo de Otao è un piccolo luogo molto molto turistico per le persone che preferiscono farsi una piccola gita da Lima in giornata. Proseguiamo il nostro giro a San Matteo. Sai già dove siamo diretti? Non può mancare la visita al cimitero di San Matteo. Andiamo. Ora è già sera, ma vediamo cosa si può fare nella movida di San Matteo. Portafoglio super pieno, andiamo a divertirci. Los tres meses es una demora regular y si no se puede acelerar un proceso que parece de riesgo importante. In realtà non erano molte le alternative, quindi rimane solo un caffè. Tiene razón el vecino, incluso de la autoridad que ha otorgado. Bene, insomma, questo è quello che offre la serata di San Matteo. Alle mie spalle qui si vede nel cielo una piccola luce, il Cristo che abbiamo visto prima durante il giorno, di sera si illumina a festa. Io direi che è tutto per oggi perché domani sveglia molto presto. A domani! Bene, ora sono vestito uguale ma è già mattina, sono le 6:20.
Ho già preso un'auto che ha fatto circa 20 km per arrivare qui. Il punto di partenza, qui si chiama Rio Blanco, è il punto di partenza per arrivare alla laguna di Rapagna. Quindi iniziamo la nostra camminata. Andiamo. Bene, questa è alle mie spalle, questo ponte per la linea del treno, ben poco utilizzata. Noi ci troviamo ora su una mulattiera, faremo circa 1,5 km. Sfruttiamo l'aria fresca e proseguiamo. Ho già fatto 2,5 km circa di camminata, ora lasciamo la mulattiera e prendiamo il sentiero. Dal punto di partenza di 3500 metri siamo già a 3850, però questa chiaramente era la parte più facile. Siamo sotto i 4000, quindi ancora si riesce a respirare abbastanza bene. Nella prima pausa mio papà mangiava sempre un po' di cioccolata, quindi seguiamo queste tradizioni. Ora sono un po' preoccupato perché siamo arrivati alla biforcazione dove si trova la valle Ugna de Gatto con la valle Rio Blanco. Sono un po' preoccupato non per perdermi, perché i cartelli sono ben segnati, ma perché ci ho messo un'ora, mentre da programma questo è indicato come 1 ora e 45 minuti. Ora è vero che ho un grande passato di camminatore sulle Dolomiti, qualche immagine di repertorio, ma mi sembra strano, no, di aver messo quasi la metà del tempo. Altra piccola preoccupazione: questo cartello non è di buon augurio, perché è proprio di là noi che dobbiamo andare. Inizia a mancare un po' d'aria, no? Passeremo a 4.003, credo. Posso tranquillo.
ultimo pezzo di salita, vediamo, abbastanza difficile perché siamo quasi a 4.500, ma siamo in grande anticipo, quindi proseguiamo. Ora abbiamo anche liberato le gambe, messo la crema solare e partiamo. Prevedeva 4 ore, invece in grande forma, 3 ore e un quarto, sono già arrivato qui alla laguna della Pagna. Non è molto facile scendere fino alla riva, ma ci proviamo. Discesa completata in 1 ora e 40 minuti circa, ma l'avventura non è finita perché ora bisognerà andare sulla strada principale e provare a trovare un passaggio verso San Matteo. Andiamo! Fortunatamente sono riuscito a trovare subito un'auto, pausa in hotel veloce per doccia e ora già in partenza verso Ciosica, e così si conclude questa grande avventura a San Matteo. Alla prossima, ciao!